Quella rossa mi piace per via della sua volgarità. Mi piace molto la volgarità nelle donne perché le rende vive. Comunque adesso è andata ad aumentare il numero delle possibili. Ah, bisogna proprio che le racconti un sogno terribile che mi capita di fare ogni tanto. È mattina, esco in strada, sono vestito. E vedo solo donne. Ah, non solo donne, solo uomini. Cammino, sempre uomini. Non c'è neanche una donna. Allora mi sveglio in un bagno di sudore. Poi respiro di sollievo accorgendomi che è stato un sogno. Sa, a me capita spesso la sera di vagabondare per il quartiere e di guardare le ragazze sedute al caffè, come una di quelle suore che fanno la questua fra i tavolini. Quella è fatta, quella non ancora. Ecco, devo chiedere a quella lì. Ah, il naso è magnifico. E la bocca? Se sapessi ci scriverei un romanzo. È lo stesso se prendo il metro, il treno o l'autobus. Appena salito, guardo se vi sono una o più donne possibili. Quando ne trovo una, mi sento meglio. Quando invece ve ne sono parecchie, faccio una classifica. È chiaro che non tento nulla, non le guardo neanche con intenzione, ma so che sono lì. E se, per esempio, avessimo un incidente, se il metro restasse bloccato tutta la notte fra due stazioni, tutto sarebbe possibile. La scandalizza, forse? No, affatto, anzi, mi interessa. Continui. Ebbene, anche se la scandalizza, non deve muoversi. Sa, a me parlare aiuta molto. Spesso mi capita anche di scendere, di cambiare vettura, se non ho trovato nessuna persona interessante, per sfuggire a una specie di soffocamento, di asfissia. Quello che più detesto è il contatto degli uomini. Se un uomo mi siede accanto, cambio posto. Beh, adesso cambiamo posizione. Dunque, la gamba destra... No, non accavallate, vicino all'altra. Ecco, così. Le mani. Bene, cerchi di star ferma, Tuttavia, devo dire che se incontro troppe belle ragazze in un posto o nello stesso giorno, provo una specie di sconforto. Il pensiero di non poterle avere tutte mi dà le vertigini. Se in strada mi vedo camminare davanti una ragazza coi capelli al vento, i battiti del mio cuore aumentano. Accelero per raggiungerla, la guardo e è brutta. Ebbene, anche questo mi fa sentire meglio. Lo trovo rassicurante. Inaudito, vero? Ora voglio mostrarle qualcosa. Si metta pure comoda, per oggi basta. Guardi la data. Eppure non l'avevo mai vista prima. In teoria no. Bene, questo conferma la massima di Oscar Wilde. La natura imita l'arte. Allora, a domani. A domani.